come e che cosa mangiavano i lavoratori piemontesi nelle fabbriche del secolo scorso. Lo si può scoprire visitando la mostra Fame di lavoro, storie di gastronomia operaie, allestita a Palazzo Lascaris fino al 22 luglio. L'esposizione, che illustra le peculiarità dell'alimentazione e del mondo del lavoro torinese, propone immagini, oggetti e documenti d'epoca. Il percorso realizzato dall'Associazione Culturale Cores con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche si focalizza sull'area torinese, che più di altre ha legato il proprio nome e la propria storia all'idea di fabbrica e industrializzazione. Vuole essere una mostra un po' controcorrente. Per una volta non si parla di chef stellati, di ristoranti di lusso, di cibo come status symbol, ma si parla di un cibo povero, il cibo operaio, e del significato che ha avuto in tutta l'epopea operaia a Torino e anche non solo a Torino, tutta la storia del baracchino, del mangiare in fabbrica, le lotte per la mensa. Quindi speriamo che questo sia un punto di vista un po' diverso, che faccia riflettere su un altro aspetto e su un altro significato del cibo. L'importanza di questa mostra sta nel coltivare e custodire una memoria che per il nostro Piemonte è molto importante, la memoria di migliaia e migliaia di lavoratori che partivano da tutto il Piemonte, dalla stessa Torino, e attraverso il cibo in fabbrica, che allora non godeva ancora della realtà delle mense aziendali, portavano questi baracchin, che poi è diventato anche sinonimo degli stessi operai. E io questo baracchin con all'interno il cibo del lavoro, è una cosa straordinaria. Lo dico anche perché vengo da una città di provincia, Bra, in provincia di Cuneo, dove ogni giorno partivano 2000 baracchin per Torino. Quindi sono qui anche a testimoniare l'affetto verso queste persone.